derby dello stretto anticipato a venerdì sera. Questa è la decisione del prefetto di Reggio Calabria. Siamo all'interno dello stadio Granil, vedete qui alle mie spalle il settore dedicato ai tifosi ospiti. Qui venerdì sera arriveranno i tifosi giallorossi. Da questo punto potranno assistere dopo 7 anni al derbissimo dello stretto. È una decisione che comunque lascia contenti a metà. C'è stato addirittura il rischio di un rinvio a data da destinarsi. Sta di fatto che comunque la partita si disputerà venerdì sera, una decisione che comunque lascia adito a qualche polemica, ma ascoltiamo un po' i tifosi cosa ne pensano di questa decisione, e ascoltando ovviamente i tifosi del Messina e quelli della Regina. Un pronostico? Un pronostico 2-0. Lei è fiducioso? Certo che sono, bisogna avere fiducia, se allora che facciamo? Lei sarà allo stadio? Sono sempre qua, io non entro, ma sono sempre allo stadio. Vince Regina. Andrei allo stadio? Sì. Senti, però dopo una retrocessione, ecco, un derby riesce a riaccendere un po' di entusiasmo? Andremo in tanti allo stadio. E chi segna secondo te? Insigne, speriamo. Come la vede sta partita? Come la immagina? La Regina sta andando bene. Il Messina mi sembra che sente un pochino a decollare, ma anche se mi sembra che abbia una buona squadra anche in Messina. Però in questo momento la Regina mi sembra che ha qualche marcia in più. Ecco, rivedersi dopo 7 anni però in Lega Pro e non più in Serie A, un po' di tristezza. Vabbè, certo, ricordando il passato, la Serie A, gli scontri anche con Messina in Serie A era tutta una cosa diversa, cioè si andava con un altro stato d'animo. Senti, è meglio vincere un derby o vincere il campionato invece alla fine? Secondo me il campionato. Quindi lei baratterebbe una sconfitta con il Messina pur di vincere? Non si tratta di barattare, cioè il campo delle ipotesi secondo me bisogna metterlo da parte, perché in effetti poi nel calcio succedono anche le cose strane, perché tante volte una partita si domina, poi un episodio decide l'intero incontro. Sul derby, ecco, un pronostico. 1-0 per la Regina. Lei andrà allo stadio? Sicuramente. Come vede questa partita? Facile, difficile? Discretamente difficile, soprattutto per l'ambiente che si troverà. Senta, su questo rinvio o anticipo, un suo giudizio? Non dovrebbe influire sulla presenza del pubblico allo stadio, è una partita sentita. Io vorrei che vincesse la Regina, come quando abbiamo vinto in Serie A, quando giocavamo tutte e due in Serie A. Senta, è una partita molto attesa, manca da 7 anni. Lo so, perché io ho seguito la Regina, anche se è andata in Serie B la seguivo lo stesso. Io abito a Roma e la seguivo in un club, vedevamo le partite della Regina, poi non ce l'hanno fatta vedere più, però la seguivo col computer, con le telefonate, basta. È comunque la partita più sentita a Reggio Calabria quando si affronta il Messina o no? Adesso che ci sono le altre tre, ci sono 4 derby che noi facciamo, il derby dello stretto e il derby calabrese, Catanzaro, Cosenza e Vigor Lamezia. E tra questi quattro derby qual è quello più sentito? Messina. Un pronostico, io dico un 2-0 per la Regina. Un 2-0 secco, e Di Michele di non fare quelle cose, di giocare da Serie C. Come finisce questo derby? Mi auguro intanto che sia una festa di sport, dopo tutte le polemiche che ci sono state e dopo quello che c'è stato nella prima giornata, che il Messina purtroppo ha dovuto giocare solo con gli abbonati. In ogni caso, ovviamente, essendo di fede giallorossa, mi auguro che il derby sia nostro. Gol di? Mi auguro di Giorgio Corona, perché lui è il nostro portabandiera, visto che gli altri ancora non li vedo tanto in forma, la squadra ancora si deve rodare. Partiamo subito con un pronostico per questo derby. Ma penso, spero, l'altra volta l'ho fatto e l'ho sbagliato, quindi spero di sbagliarlo ora. Un pareggio potrebbe andare bene. È una partita attesa da 7 anni, ecco, basta questo per capire quanto ci tengono i tifosi del Messina a affrontare la Regina. Sì, soprattutto i giovani che non sono mai andati a Reggio, non hanno mai affrontato la Regina, sono in grande fermento e questo è un dato di fatto. Per noi che siamo più vecchi, ne abbiamo viste tante, ci fa piacere tornare a Reggio dopo anni. Già il fatto che stiamo incontrando la Regina si vede che siamo tornati nel calcio che conta. Su questa storia dei prefetti qual è il suo giudizio? Ma la storia dei prefetti
non giudico perché loro sanno cosa hanno lì, quindi può essere anche giusto. Quello che a me dà fastidio è che la decisione della Lega, che la partita per forza si è dovuta fare di venerdì, ma non tanto di venerdì quanto il fatto che si debba giocare alle 20:30. Quindi in pratica, come quelli di Serie A, siamo diventati schiavi delle televisioni di Serie C, perché il motivo è stato questo. Il problema è che questi decreti poi alla fine penalizzano sempre noi tifosi. Il mio pronostico, 1-0 per Messina. Gol? Corona. Dicono tutti Corona oggi. Perché è uno che può andare avanti ancora quest'anno. Lei ha fiducia in questa squadra? Sì, molta fiducia, molta fiducia. Come vedrà la partita? Sono in partenza già venerdì. Quindi lei sarà a Reggio? Porca. Che ricordi ha di questi derby lì al Granillo? Ricordi un pochettino pericolosi. Ma gol di Musa, quello se lo ricorda? E ce lo descrive, ce lo ricorda più ai più giovani come fu quel gol? È stato un gol che noi non lo possiamo dimenticare, noi con i capelli bianchi più che altro. Ci dividiamo un punto ciascuno, siamo vicini di casa, è meglio così, così siamo sempre amici e tutte queste cose qua. Sì, dividiamoci un punto ciascuno. Ecco, lo sfottò ci sta, l'importante è restare in quell'ambito. L'importante è restare in quell'ambito e insegnare anche ad altri, specie a quelli del nord, che siamo più civili di loro. E lei quanti ne ha visti in passato di questi derby? Beh, da quando il Celeste c'erano i famosi tavoloni là, da allora, quindi quando il presidente era il signor Fusco, e diciamo fino a... Negli ultimi anni, le devo dire sinceramente, l'ho seguita solo via radio, perché è sempre stata una delusione. Poi speriamo che si comportino bene. Un risultato che le piacerebbe? Che vincesse il Messina. Ma io spero intanto che questa partita non ci deluda, visto che l'aspettiamo da 7 anni, e spero tantissimo che la nostra città possa vincere. Quindi un risultato? Ma spero almeno in 2 reti, quindi mi piacerebbe un 2-0. Ecco, un pronostico sul derby dello Stretto. 2-1 per il Messina. E chi segna? Doppietta di Corona.